questa nuova pillola di Lightroom Facile vediamo come poter intervenire sul rumore digitale. Questa è una foto scattata a 1250 ISO. Mettendo lo scatto al 100% possiamo capire meglio la quantità di rumore. Vedete qua sotto. Qui. E soprattutto qui, in questo muro. Lightroom ci mette a disposizione questo strumento riduzione disturbo. Tenendo premuto il tasto opzione, iniziamo a muovere il cursore della luminanza fino a che il rumore sparisce. Vi accentuo per farvi vedere, così è il massimo e così è il minimo. Quindi muoviamo il cursore fino a che appunto il rumore inizia a sparire. Non troppo perché altrimenti andiamo anche a togliere nitidezza sul soggetto che sta in primo piano, in questo caso questi campanelli. Facciamo la stessa cosa con il cursore dei dettagli. Aumentiamo i dettagli fino a che il rumore non ridiventa visibile. A quel punto torniamo un poco indietro e può andare bene così. Contrasto, la stessa cosa. Conviene muoverlo dal minimo al massimo per renderci conto di come il rumore ridiventi presente. Così può andare bene. Stessa cosa sui colori. Ecco, i dettagli dei colori. Ecco, e l'uniformità dei colori. Sono dettagli abbastanza visibili così a monitor, ma non so se sul video si riescano a percepire bene. Comunque, ecco fatto. Vediamo anche qua sotto, vediamo un prima e un dopo. Come vedete, il rumore è diminuito parecchio. Questo è prima, guardate qui, qui e questo è un dopo. A questo punto, volendo, possiamo intervenire sulla nitidezza, anche perché la riduzione del disturbo va a influire un poco sulla nitidezza del soggetto. Ci muoviamo con cautela, altrimenti il rumore aumenterà di nuovo. Vediamo, sempre con il tasto opzione, diamo un fattore di nitidezza, un fattore a raggio, senza esagerare, dettagli e a questo punto con la mascheratura gli diciamo dove vogliamo che il fattore di nitidezza sia più presente. Mi interessa sullo strumento e non sul muro. Ed ecco fatto. Possiamo a questo punto vedere di aumentare un pochino il fattore del disturbo, della rimozione disturbo. Ok. E vediamo un prima e un dopo. Mi sembra abbastanza soddisfacente. Anche con questo abbiamo finito. Grazie e alla prossima.